dopo di noi ritornano i Promessi Sposi con Alberto Sordi nella parte di Don Abbondio. Albertone non è soltanto un grande capitolo nella storia del cinema italiano, ma anche il simbolo di un certo compatriota e di un certo costume. Di timorosi e di pavidi ne ha rappresentati più di uno. In nome di governo militare alleata, tu sei colpevole del sabotaggio, spionaggio e resistenza alle truppe americane. Sei condannato alla morte di fucilazione. A morte di fucilazione? Tu, fucilazione. A me? Ma tu sei scherzata! Tu, assaggia il tuo arancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. Ma sciacquatura di marmitte, si provveda. Ciao, ruffiano, si ti paghi. L'ho fatta apposta per vedere che diceva. Magari ci provava a dire che era buono. Tra poco gli italiani la vedranno nelle vesti di Don Abbondio. Si è sentito in soggezione davanti a questo personaggio, diciamo così, illustre? O c'è arrivato preparato? No, questo è un personaggio che mi ha suscitato sempre molta tenerezza, fin da, io sono legato da ricordi della mia infanzia, dei primi studi medi, diciamo così, quando ho cominciato, e Don Abbondio è stato sempre un personaggio, forse somigliava a mio padre, che era un professore d'orchestra, voleva la pace, la tranquillità, non voleva compromettersi niente, per cui a un certo momento, ho raggiunto l'età per interpretarlo e la RAI mi ha offerto l'opportunità di interpretare questo personaggio. Io ho detto subito sì, si sono molto meravigliati perché avevo sempre rifiutato fare la televisione perché il cinema mi aveva proprio così ormai reclutato. E invece Don Abbondio volevo proprio sottolineare quello che Manzoni ha descritto, un personaggio che voleva conservare questo benessere che si era creato, piccolo curato di un paesino di campagna, dava dei consigli, assolveva dei loro peccati e poi riceveva in cambio anche qualche buon prodotto della terra, eccetera, cioè aveva la perpetua che lo custodiva devotamente, e insomma stava bene e non voleva che qualcuno interrompesse questo benessere che si era creato, proprio lo stato da. Sordi, lei l'ha avuta qualche perpetua nella vita? Beh, io sono stato cullato dalle perpetue, perché insomma sono rimasto sempre nella mia famiglia originale, con molte donne, due sorelle, mia madre, eccetera. Non ho mai lasciato la mia casa d'origine, ecco. Anche quando, cominciando giovanissimo, a 16 anni, a fare il teatro, mi chiesero dove abiti. Dico, abito in Viale Trastevere con i miei genitori, con i genitori. Che stai a casa con mamma e papà? Ma come un attore sta a casa con mamma e papà? E allora una sera, mentre si cenava tutti quanti insieme, mia madre stava servendo la minestra, queste cose, dico, io adesso sono attore, dovrei andare a vivere solo, ho detto. E cominciai a mangiare per sentire che cosa ne pensavano loro, ma non mi rispose nessuno. Poi mia madre, venendo vicino, dico, hai capito mamma, devo andare a vivere solo? Dice, sì, ho capito. Ma dove vai? Allora io cominciavo a mangiare, ho detto, già, ma dove vado? Don Abbondio è un peccatore, pecca di paura. Lei è cattolico e suppongo praticante. Lei crede al paradiso, inferno, purgatorio? Sì. Credo senza discutere, perché è stata un'educazione cattolica, ho seguito questa volontà dei miei genitori, di mia madre che voleva che io praticassi le azioni cattoliche, stessi vicino alla chiesa, eccetera, e non ho mai messo in discussione, sì, credo a tutto, credo fermamente. Però la paura non è un peccato, non credo che sia un peccato la paura. La paura è uno stato d'animo di una persona normale. Ed è normale aver paura, anzi io
credo più in